dedicheremo la vostra intervista a tutte le persone che vi seguono, a tutte le persone che vi sono state vicino sin dal primo momento e a quelli che non vi conoscono ancora. Vi farò delle domande. Direi però che è necessario che voi iniziate a presentarvi. Pa, comincia tu. Allora, io sono libanese e mi sono trasferita da 2 mesi in Italia. Primo perché avevo il mio amoroso, non so se si dice felice. E secondo perché vogliamo fare questo progetto insieme e sono molto felice di stare qui. Io sono Danilo, sono italiano, vivo qui a Rimini da 2 anni e altrettanto insieme abbiamo deciso di generare questo nuovo progetto per amore prevalentemente e poi per condividere la passione e la nostra professione come facciamo da tantissimi anni. Sono sicura che molti vorranno sapere dove vi siete incontrati la prima volta. Allora, la prima volta che Danilo mi ha visto era in Buenos Aires, in Argentina. Nel 2014. In 2014, sì. Vista ma non incontrata. Poi il vero incontro è successo 1 anno e mezzo dopo, che è stato poi nel 2016, dove ci siamo visti per la prima volta effettivamente a Belgrado in un festival di tango e da lì è nata un po' questa conoscenza che poi è sbocciata in un amore. Adesso vi chiedo, Pa, Danilo, descrivetevi in 3 aggettivi. Allora, io sono molto sensibile, sono molto seria e allo stesso tempo mi piace ridere molto e credo che aiuta mio amore. Sensibile, seria e manca uno. E passionata. Passionale. Sì, passionale. Bello. Io passionale lo uso perché credo di esserlo anch'io. Sono sicuramente determinato e ne aggiungo uno anche dai, testardo e perfezionista. Bene. Un'altra domanda. Da quanto tempo ballate? Io da 10 anni. Io ballo da 25 anni. Bene. Adesso descrivete a tutte le persone che vi stanno ascoltando qual è stata l'emozione che avete provato la prima volta che siete stati a Buenos Aires. Allora, per me la prima volta era molto forte perché ballavo prima e andare a Buenos Aires era per me un sogno. Allora, quando stavo lì, vedere, sentire, gustare, se si dice così, credo, gustare, tutte le cose erano per me bellissime. Era come una piccola bambina che guarda la TV e un giorno c'è una persona che viene e che gli dice tu puoi entrare dentro di questa TV e stare come Cinderella. Era veramente un conte de fées, si dice in francese. Sì, una favola. Una favola. E stava molto, molto forte, emozionante. Per me la prima volta a Buenos Aires è stata un po' particolare perché veniva da una scelta di cambio importante della mia vita, sia personale che professionale, e quindi quello è stato un viaggio un po' di rinascita, di rivincita, ed è stato di conseguenza un innamoramento non solo della cultura e del tango, ma proprio di quella che è probabilmente una tradizione che forse viene perché del Sud America, che ha risvegliato in me soprattutto la voglia di ballare. Avevo grossi dubbi sulla mia carriera, invece poi quello è stato un input di stimolo che mi ha fatto rinascere e crescere molto di più rispetto a quello che avevo fatto fino a quel momento. Parlando adesso di sogni che si sono realizzati,
Dos Corazones Tango Academia. Quanto tempo avete impiegato per realizzare e mettere a nuovo, si può dire, questa struttura? Beh, la struttura è nata un po' dall'oggi al domani, l'idea di farla, perché non era prevista in questo momento, probabilmente, della nostra vita, e come tutte le cose che sono fatte all'ultimo momento o sono fatte di pancia, hanno un po' un risultato poi più emozionante, no? E la costruzione totale è stata fatta in meno di 3 mesi, abbiamo preso il locale a fine giugno, nei primi di luglio abbiamo iniziato i lavori, abbiamo passato l'estate sacrificandoci duramente con tante persone professioniste e soprattutto amiche che ci hanno aiutato, e siamo riusciti ad inaugurare dopo, diciamo, circa 2 mesi e mezzo, e facendo un pochino sì salti mortali per ottenere questo risultato e questa struttura, insomma, che ci ha soddisfatto molto. Sì, abbiamo lavorato veramente molto, e ogni persona ha messo le sue mani per aiutare, per veramente abbiamo lavorato molto molto. Sì. E abbiamo messo certamente il cuore con tutto questo. Credo che questo sia arrivato a tutte le persone che vi sono state vicino, diciamo. Certo, certo, e approfittiamo adesso per ringraziare ogni persona che ha messo le sue mani in Dos Corazones. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno aiutato e ci continuano a supportare. Adesso abbiamo appena iniziato, ma sono già tantissimi. Un'ultima domanda. Non passa inosservato il logo dell'Accademia. Sì. Chi ha ideato e realizzato tutto? Allora, è un grande artista che si chiama Jorge Mussia, che abbiamo chiamato specialmente per fare questo logo che vedete, che è fatto a mano, tutto a mano, e che è fatto specialmente per noi. Un logo per Danilo e Pam insieme. Due cuori, Dos Corazones. Il logo è nato da un'idea di voler dare un nome vero e significativo alla struttura, e se c'era qualcosa di vero era sicuramente il nostro amore, quindi abbiamo deciso di utilizzare quello che più ci legava e provare a dargli un nome. E nello sceglierlo abbiamo scelto il nome, e poi abbiamo dovuto scegliere una persona a cui affidarlo per farlo diventare un'immagine. E un po' perché è un amico, un po' perché soprattutto è un grandissimo artista, Jorge è stata la persona che lo ha preso per primo, con la prima persona con la quale poi abbiamo parlato di tutto il progetto, e a distanza, perché ovviamente non era qui, abbiamo comunicato tutto quello che ci sarebbe piaciuto fare, e su un foglio di carta bianco lei ha ipotizzato l'idea di un cuore, l'idea... Io in Libano, lei in lui Libano. In Italia, Jorge in Buenos Aires. E Jorge in Buenos Aires, sì. E che poi Buenos Aires è andato tra Buenos Aires e Spagna, perché se non vado errato stava in Spagna, comunque ci siamo comunicati in maniera telematica, oggi i mezzi ce lo permettono, e il logo è nato, ha preso forma in breve tempo, possiamo dire, perlomeno lo scheletro, e da quello scheletro poi sono nate tutte le idee, i colori poi della struttura e di tutto quello che ne è venuto a seguito. Quindi se c'è qualcosa che sicuramente questo logo ha di importante e di valore, è proprio il significato di un nome non casuale, né il nome né il Tango Accademia, che non è appunto un nome tanto per dargli un nome di tango, ma Tango Accademia perché poi il nostro progetto strutturale è quello di far crescere la struttura come un'accademia, e quindi con una serietà di servizi di opzioni e promozioni per le persone che la frequenteranno, che gli permetteranno una crescita maggiore rispetto a una normale comunità di ballo. Bene ragazzi, l'intervista è finita, io vi ringrazio a nome di tutte le persone che vi sono vicine, che vi seguiranno. Grazie a te. E credo che in bocca al lupo sia la frase ideale per voi in questo momento. Grazie mille. Buona serata ragazzi. Grazie mille.